Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo. Oggi siamo tornati in un nuovo video. Quest'oggi dopo aver visto Spezia e Crotone, vediamo l'ultima delle neopromosse, ovvero il Benevento. Vi ricordo come al solito che l'articolo sul Benevento lo trovate in descrizione, così come il mio sito per tutti gli articoli in tema fantacalcio e anche calcio in generale. Ovviamente adesso ci dedichiamo un po' più sul fantacalcio e anche il calciomercato. Ragazzi, io direi di iniziare subito con i giocatori. Partiamo dal primo, il primo che è una vecchissima conoscenza del calcio italiano, soprattutto in Serie A, perché dopo 9 stagioni al Napoli ritorna in Serie A Cristian Maggio. Ed è il primo giocatore che vi consiglio del Benevento, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, e alla modesta età di 38 anni, questo ragazzo non tanto giovane è riuscito la scorsa stagione a fornire ben 7 assist e a segnare addirittura 3 gol che li mettiamo lì nel groppone. Lo consiglio non tanto per i bonus, non tanto per. Lo consiglio proprio a un credito come ultimo difensore. Perché, ragazzi, se dovete prendere un titolare, se dovete. Io vi consiglio Maggio perché gioca titolare bene o male. La scorsa stagione le ha fatte quasi tutte. Con tanto che ha 38 e va per i 39. E poi comunque può fornire diversi bonus, visto che comunque è un giocatore molto offensivo. Anche al Napoli, quando giocava titolare, faceva moltissimi, moltissimi bonus e si spingeva in avanti. Il secondo giocatore è Nicolas Viola, straconsigliato da tutti e ve lo consiglio anche io, non ce n'è bisogno che ve lo dica. È un giocatore, è un centrocampista che avanza molto sulla tre quarti. Ha giocato già un anno in Serie A, l'ultima stagione, anzi l'unica stagione del Benevento in A, e ha giocato anche, mi sembra, con il Palermo e la Reggina in Serie A, ma qualche partita quella anni e anni fa. È un giocatore che comunque fornisce diversi bonus, ma ha un piccolo difetto: si infortuna molto spesso. Infatti, già so che dovrebbe essere attualmente infortunato e dovrebbe ritornare a inizio ottobre, metà ottobre, fine ottobre, non lo so. Comunque, ha già un acciacco. Infatti, se andate a vedere le statistiche, Viola nelle stagioni al Benevento non ha mai giocato più di 30 partite. Solo una stagione mi sembra che sia arrivata a 30 giusto giusto, o addirittura a 28, che è stato il massimo che ha giocato tra campionato, coppa e via dicendo. Quindi comunque non fateci tanto affidamento, vi ricordo che comunque un giocatore del Benevento potete puntarci comunque, perché è un giocatore che la scorsa stagione in 28 partite, di cui una di coppa e tutte di campionato, ha segnato la bellezza di 9 gol e ha messo a segno 6 assist, che non è niente male. Il terzo è una scommessa ed è Andre Stelio. È un giocatore che penso conosciate molti. Ha giocato in Serie A una stagione soltanto all'Empoli, fallendo clamorosamente la stagione. È un'eterna promessa che non esplode. È arrivato alla Juve a 18 anni fa ed è stato preso appunto da una squadra colombiana. La Juve non ci ha puntato più di tanto. Lo ha prima mandato in primavera, poi l'ha mandato in prestito quella e alla fine l'ha venduto al Benevento 2 anni fa. Al Benevento ha trovato, diciamo, una quadra che non aveva mai trovato da nessuna parte: Cagliari, Bari, non riusciva mai a giocare così. Però resta pur sempre un giocatore molto discontinuo, quindi fate attenzione. E non lo consiglio assolutamente a chi fa fantacalcio a 6 o a 8. Dai 10 in poi potete puntare a prenderlo come ultimo centrocampista, a uno come proprio scommessina. La scorsa stagione ha segnato 4 gol, 2 in campionato e una doppietta col Monza. In quella partita ha fatto anche assist ed è stato pure ammonito, che è la sua specialità, l'ammonizione. E ha giocato circa 28 partite, di cui una appunto in coppa contro il Monza. L'ultimo è il fratello di un attaccante del Napoli. Parliamo di Roberto Insigne. È un giocatore che vi straconsiglio perché potrebbe essere listato centrocampista. E ragazzi, se lo listano centrocampista, quest'anno sarà l'anno della sua nascita definitiva. Perché è un calciatore che comunque in Serie A non ha mai giocato. Ha fatto una sola presenza nel 2012-2013 insieme al fratello, mi sembra, nella stessa partita o comunque in partite diverse. Hanno esordito insieme comunque in Serie A la stessa stagione. Solo che Lorenzo Insigne ha avuto più fortuna, è rimasto al Napoli quell'anno e ancora oggi gioca al Napoli ed è diventato capitano. Mentre il fratello più giovane, Roberto Insigne, di 2 anni più piccolo, è stato mandato in prestito quella dove ha fatto sempre bene. Ragazzi, Roberto Insigne nella primavera del Napoli fece una cosa come 17 gol. Cioè, è un ragazzo che comunque ha del talento. Dove l'hanno mandato in prestito ha sempre fatto bene. Parliamo di Parma, parliamo di Avellino e parliamo adesso di Benevento. Quest'anno al Benevento ha giocato 36 partite, quindi anche titolare fisso.
e 35 sono di campionato, una di coppa. Ha segnato ben 8 gol e ha fornito 5 assist. Ragazzi, per me non sarà né come Teglio un eterno giocatore non esploso, non sarà come Viola che si infortuna. Per me lui sarà il vero centrocampista su cui puntare del Benevento. Se è centrocampista, se è attaccante, ragazzi, mi dispiace, Roberto Insigne, non so come si potrebbe prendere, al massimo come ultimo attaccante, perché sinceramente tra Sau, che comunque è la punta centrale, Roberto Insigne, non so chi scegliere. Però ragazzi, da centrocampista tenete d'occhio il fratello di Lorenzo Insigne, che non sarà tanto il fratello scarso, ma forse riuscirà ad aumentare il suo livello. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Cosa ne pensate di questi quattro giocatori? Niente, io vi saluto, ciao a tutti.